I nostri figli non sono cavi. Stamattina abbiamo visto per l'ennesima volta non solo in fila sotto il sole, non c'erano neanche i tamponi. Appuntamento alle 8, i tamponi sono arrivati alle 8:30. Ma davvero, ma stiamo scherzando? Disagi su disagi, denuncia Francesca Sorcinelli, una delle mamme dei ragazzi affetti da autismo chiamati ad effettuare i tamponi ogni mese per poter continuare a frequentare i centri diurni in caso di esito negativo al Covid-19. Le famiglie sono state convocate per le ore 8 al CODMA di Rosciano e c'è chi, con la speranza di fare meno fila, si è presentato in anticipo. Fino alle 8:30 però i tamponi non sono arrivati. Una fila di ragazzi disabili, lì in fila. Per fare, allora, al di là del concetto che abbiamo ribadito, ribadiremo e porteremo fino all'esasperazione, che non va bene, che non serve. Il discorso è: la regione deve fare un protocollo in cui, invece che dire screening mensile, dica test sierologico. Come le nostre vicine Emilia Romagna andassero a imparare da loro e nessuno ci ascolta, continuano a non ascoltarci, continuano a dire, a rimbalzare la palla, è un muro di gomma, noi parliamo, è colpa di quello, andiamo a parlare, è colpa di quell'altro. No, no, no. Siamo arrivati a genitori che decidono di tenere i propri figli a casa, ma ci rendiamo conto? Ma sapete che danno, cos'è un danno, che danno subiscono i nostri figli a non andare più in un centro diurno? Vogliono questo? Ci vogliono proprio relegare in casa? Dobbiamo arrivare a questo? Qual è l'obiettivo? Ci dicessero qual è l'obiettivo? E ripeto, come ho già detto ieri, aspetto che apra le scuole e mi aspetto lo stesso screening mensile, perché veramente arriva una denuncia, ma di quelle da fuori di testa, perché i figli sono tutti uguali, non ci sono untori, soprattutto i nostri, che finiscono il centro, sono a casa, non hanno un minimo di vita sociale. Dello stesso parere anche altri genitori. Il disagio è che, a parte, io ho dovuto lasciare il lavoro stamattina e che non in fretta in furia, perché avevo fatto dei progetti. Ieri sera ci hanno avvisato. E quindi, esatto, sì. Quindi io sono rimasto così, detto, ma come, non ti avevano avvertito? No, io onestamente non avevano avvertito. Abbiamo preso questa decisione che non faremo più il tampone. E questa mattina l'abbiamo fatto, abbiamo aspettato anche una mezz'oretta buona, che è una cosa un po' così, siamo arrivati addirittura che non avevano i tamponi, non so perché, cioè uno si deve preparare. Si devono organizzare. E va bene, questa è una cosa sopportabile, diciamo tra virgolette, però quello che io dico, che secondo me è una cosa che non serve. Questo, ripeto, è un mio pensiero. E abbiamo deciso che se lo dovevi fare tutti i mesi non lo faremo perché, ripeto, è una cosa inutile, e se deve stare a casa mio figlio lo terrò a casa, e questa è la nostra battaglia, ecco.